tutti, bentornati ad un nuovo video. Dunque, allora, come avrete letto dal titolo, finalmente haul super su questi ultimi acquisti fatti durante il Black Friday. Ho approfittato di tanti sconti, ho risparmiato un bel po' su delle cose che desideravo da un po' di tempo. Alcune cose stanno ancora arrivando, devono ancora arrivare a casa perché ho acquistato altre cose con il Cyber Monday. Però ora ci sono i pacchettini arrivati forse l'ultimo un paio di giorni fa, quindi direi di guardare e di mostrarvi tutto quello che ho acquistato con questo Black Friday. Ecco qua. Sono veramente meravigliosi e io direi di incominciare da quello che è arrivato per ultimo. No, in realtà quello che è arrivato per primo, che è praticamente il pacco di Douglas o Douglas, io lo chiamo Douglas, che è questo, che è quello che ho ordinato ormai già da un bel po', e ho acquistato il calendario dell'avvento, che è secondo me il più bello che ci sia in circolazione quest'anno, soprattutto per quanto riguarda me che adoro il rosa, ma secondo me proprio come è stato creato, cioè veramente vince su tutti. Eccolo qua. C'era sia in rosa che in rosso, ovviamente io l'ho preso in rosa, e costava, se non sbaglio, 30 euro, ma con lo sconto del Black Friday l'ho pagato su 22 o 23 euro, ora non ricordo. Se notate qualcosa di strano, ho il pigiama sotto, quindi tutto ok. E allora, oggi in particolare è il 1° dicembre, quindi direi che è giunta anche l'ora di aprire la prima finestrella, quindi sono veramente emozionata perché l'ho preso già da un bel po' e lo volevo aprire. Allora, Douglas, il make-up calendario dell'avvento, che cosa c'è all'interno? In generale ho letto che sicuramente sono i soliti prodotti, quindi mascara, lip gloss, accessori per il viso, smalti, diciamo solite cose, ombretti, cose che alla fine non mi servivano necessariamente, però io il calendario dell'avvento lo devo avere praticamente tutti gli anni, quindi io direi di aprirlo subito. Però vado a prendere un paio di forbici e ci rivediamo tra pochi secondi. Ok, forbici prese, quindi direi che possiamo iniziare ad aprirlo e scoprire cosa c'è nella prima casellina. Allora, penso si apra qua. Non vorrei rovinarlo perché è così carino. Ok. Allora, oh, che carino. Allora, apriamo la... praticamente era così, noi l'abbiamo aperto in questo modo. E come possiamo vedere ci sono tutte le caselline con delle casette di pan di zenzero, i biscotti di pan di zenzero, make-up, tutta la neve. È troppo troppo carino, troppo 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 carino. Andiamo a cercare la casellina numero 1, così la apriamo già, visto che ci siamo, la apriamo assieme. Allora, trovato, ora lo apriamo. Deduco sia un mascara, forse, non lo so, dalla lunghezza. Vediamo un po' che cosa c'è. No, non è un mascara, è una tinta labbra sul rosso, quindi un colore perfetto per le feste. Ah, finalmente l'ho preso. Allora, red matte, ma un colore molto molto carino, rosso, tipico per le feste. Eccolo qua.
Sì, dai, carino come primo, sono focus, sì, come primo regalino sono abbastanza soddisfatta e quindi andremo a vedere poi nei prossimi giorni cosa ci sarà nelle prossime caselline. Sono veramente contenta. E allora questo primo acquisto del Black Friday. Proseguiamo al prossimo acquisto e andiamo direttamente a questo scatolotto che ovviamente avrete già capito che cos'è. Sono un paio di scarpe di Chiara Ferragni che in realtà non ho acquistato nel sito suo ufficiale, anche perché io vivendo all'estero, nonostante comunque ci siano stati degli sconti veramente buoni all'interno del suo sito ufficiale, però per quanto riguarda chi vive all'estero è ancora un po', c'è ancora un po' di problema per quanto riguarda le spese di spedizione, anche perché se io devo fare un acquisto nel suo sito ufficiale devo pagare per l'arrivo qui in Germania 12 euro di spese di spedizione, che secondo me sono un po' eccessive per quanto riguarda un qualsiasi capo, ecco. Mi sembrano veramente eccessive, visto che oggigiorno ormai la maggior parte dei siti che siano dall'altra parte dell'oceano o in Europa o comunque in un altro stato, la maggior parte dei siti te lo fa pagare 4 euro oppure addirittura se raggiungi un tot, magari minimo di 70 euro, riesci semplicemente ad avere la spedizione gratuita, cosa che invece in questo sito non mi sembra che ci sia. Comunque, io allora mi sono fatta furba e ho trovato le stesse scarpe che volevo acquistare nel sito in un altro sito, About You, non so se lo conoscete, che mi dava le stesse scarpe ad un prezzo molto più basso rispetto al sito ufficiale e poi oltretutto con spedizione gratuita. Quindi ovviamente, cioè, non sono fessa, sono abbastanza furba su queste cose, quindi l'ho acquistate lì. E ora ve le mostro. Allora, sono le CF1 e in realtà non so se siano nuova collezione o se siano uscite l'anno scorso, non lo so perché tutte si assomigliano un po'. Però sono un colore che mi piaceva e ho deciso di prendere queste scarpe per questo. Come potete vedere, lo apriamo. Apriamo questa scatola e all'interno troviamo un paio di lacci, se vogliamo cambiarli. Oggi c'è un problema con la messa a fuoco. Vabbè, comunque un paio di lacci sostituibili. Poi abbiamo la bustina per riporre le scarpe, questa è veramente carina, sempre utile sia per quanto riguarda queste scarpe o per mettere qualsiasi indumento o accessorio da portare magari in viaggio, troppo carina. E poi le scarpette con questa carta tutta rosa. Comunque, ecco, le scarpe costavano 139 euro scontate nel sito ufficiale. In realtà il loro prezzo di base è 199 euro se non sbaglio e io sul sito About You le ho comprate a 104 euro, quindi ho fatto un super affare risparmiando se non sbaglio 96 euro, quindi più che bene. E le scarpe sono queste, le famosissime che avrete già visto tantissime volte e sono veramente carine, mi piacciono tantissimo. Qui ci sono delle stelline che brillano un po' con l'occhio tipico e poi all'interno, come potete vedere, sono anche molto molto calde perché hanno questa sorta di spugnetta. Quindi direi acquisto super super conveniente su About You. Eccole qui le scarpine.
sempre su About You, visto che ho preso le scarpe di Chiara Ferragni, ho deciso di prendere anche un paio di calze, sempre della sua linea di Chiara Ferragni, e per fare una sorta di abbinamento con scarpe e calze. Anche in questo caso queste calze erano in sconto, costavano 30 euro se non sbaglio, le ho pagate 26 euro, quindi va bene, uno sconto di 4 euro e mi piacciono molto, sono un paio di calze che volevo già da un po' ed eccole qua, si presentano così, sono abbastanza anche lunghette da quel che mi sembra, sono molto molto belle gommose, cioè essendo molto piene non mi sembrano fini, quindi sembrano anche delle calze di qualità. E niente, semplici calze, però con la scarpa secondo me è un abbinamento veramente top. Allora passiamo ai prossimi due acquisti. In realtà sono due acquisti, uno fatto con il Black Friday, uno fatto senza Black Friday, quando forse un paio di giorni prima ho deciso di acquistare questa cosa che comunque non era non sarebbe stato nella lista Black Friday, perché è una cosa uscita nuova, quindi nuova uscita, quindi senza sconto. E stiamo parlando, sono due scatole rosa, per chi lo sapesse, per chi magari lo riconosce, ma per chi non lo riconosce, stiamo parlando della linea di Kylie Jenner, Kylie Cosmetics. Allora, ho fatto due acquisti separati, come vi dicevo. Il primo, ho acquistato un lip gloss di cui mi ero innamorata, e poi successivamente, visto che ho visto che c'erano dei super sconti con il Black Friday, perché si arrivava al 40% di sconto, ho fatto un ulteriore ordine. Comunque, questo è l'ordine di non Black Friday, dove ho ordinato il famosissimo lip gloss della edizione Mago di Oz, quello che è in teoria verde ma che poi si trasforma a seconda del pH della tua pelle. Io in realtà l'ho già utilizzato, in questo caso ce l'ho pure addosso. Mi piace tantissimo come prodotto, perché ti tiene le labbra abbastanza morbide, sempre molto lucide, e mi piace da utilizzare tutti i giorni in generale. Un'ultima cosa da dire, non ultima, all'interno della scatola abbiamo una cartolina di Kylie con dietro 5 euro di sconto, che in realtà non ho neanche capito come posso utilizzarli, perché non c'è alcun codice sconto, c'è scritto che ho subito 5 euro di sconto ma non c'è alcun codice, quindi non ho ancora capito bene come si utilizza questo sconto. E poi gli stickers di Kylie di Natale, molto molto carini. Però nello specifico, allora, questo lip gloss, se non sbaglio, l'ho pagato 23 euro con le spese di spedizione, poi forse sono arrivata ai 27 euro, ora non ricordo bene. Ve lo mostro l'interno com'è, se magari non lo conoscete. Allora, si presenta così. Ecco qua, è un colore, sembrerebbe verde, cioè è verde, ma in realtà poi mettendolo sulla pelle diventa di un altro colore. Ora vi faccio vedere, vi mostro qua, che poi effettivamente diventa un rosa, ha un profumo di mela molto 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 buono. Ecco qua, come ve lo posso mostrare, sì, comunque è un colore molto rosato. Ora non c'è luce, quindi è un po' difficile da mostrarvelo, però ecco,
è questo il colore. Poi dipende dal pH della pelle di una persona, però in generale dovrebbe essere sul rosa fucsia. Profumo di mela assurdo, però buonissimo. E ok, questo è quanto. Poi invece adesso abbiamo il pacco, quello del Black Friday, e c'è veramente un caso su questo pacco, perché io ho ordinato due lip gloss e una crema per il contorno occhi, e un lip gloss è stato sbagliato, quindi mi è stato inviato un lip gloss sbagliato che io non avevo ordinato. Quindi ho scritto all'assistenza, ho contattato l'assistenza, clienti, e diciamo sono una settimana più o meno che mi sento con l'assistente dei clienti, e alla fine finalmente ha capito che non era stato rubato, perché io ho spiegato che il pacco era integro e il rossetto che mancava non era stato rubato, ma era semplicemente stato c'è stato un errore nella preparazione del pacco, quindi mi è stato sostituito un rossetto con un altro. Quindi alla fine in teoria mi è stato spedito il vero rossetto che io ho ordinato, quindi dovrebbe arrivare a giorni, però io ora vi faccio vedere quello che mi è arrivato, compreso il rossetto che in teoria io non avevo ordinato, ma che alla fine mi dovrò tenere, e diciamo che sono anche molto contenta di questo. Ed ecco qua, secondo pacco Kylie, che si presenta sempre allo stesso modo, con la cartolina dai 5 euro senza codice sconto, gli stickers tanto 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 carini e graditi di Kylie per Natale. E poi, allora, come prima cosa abbiamo la crema per il contorno occhi, di cui io sono innamorata dei prodotti Kylie Cosmetics, Kylie Skins, e penso sicuramente che questa sia una crema di qualità. E tutti i prodotti io ho acquistato erano al 40%, quindi pagati praticamente la metà. Ora non ricordo bene quanto li ho pagati, ma se non sbaglio questa l'ho pagata sui 12 euro, qualcosa del genere, scontata quasi la metà. La apriamo per vedere come si presenta. C'è pure il bigliettino illustrativo su come utilizzarla, ed ecco qua il packaging, sempre tutto in rosa, stupendamente in rosa. Ed è una semplice crema per il contorno degli occhi da utilizzare giorno e notte, di cui sicuramente non farò più a meno. Poi questo è il rossetto kit, lip kit, che ho acquistato, quello che è arrivato giusto, che è quello che ho acquistato, è No Sleep Matte. Vabbè, oggi ci sono problemi con la luce. Ok, e si presenta così, per chi ha già acquistato. Per chi non avesse acquistato, sono praticamente un set compreso di matita labbra, contorno labbra, più lip matte. In questo caso sono quelli matte, ed è un bellissimo colore. Andiamo a vedere quel poco che riesco a farvi vedere, ed è un colore stupendo secondo me. Eccolo qui. E poi come ultimo è praticamente il colore che io non ho acquistato, in questo caso è Bikini Boot, non lo so, non l'ho acquistato, però dovrebbe essere un colore, ecco, come potete vedere io non l'ho ancora aperto perché non so se poi lo dovrò spedire indietro, questo non l'ho ancora capito, però diciamo che non mi dispiace nemmeno questo, quindi vabbè, anche questo scontato il 40%, pagato forse 12 euro. E niente, i miei acquisti del Black Friday terminano qui.
qui, qualcosa deve ancora arrivare. Comunque la maggior parte delle cose ve le ho mostrate, spero che il video vi sia piaciuto, che quello che ho acquistato vi sia piaciuto. Il mio video termina qua, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao, un bacione!